Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Scarlet Nexus. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata, purtroppo non nel migliore dei modi, visto che nostra sorella ha fatto la fine che già avevo predetto. Non che la cosa purtroppo mi sorprenda. Allora, abbiamo un po' di cose da fare con i nostri compagni. Tipo, Shiden adesso possiamo aumentare il nostro legame. Solo che ho visto che erano arrivati un po' di messaggi. Tra l'altro, scusami un secondo. Ecco, fatto. Devo dirti una cosa importante. Sono il miglior locale della città e proprio mio. Scusa di questo messaggio improvviso. Dovevo chiederti una cosa molto importante, così che ho chiesto certe mie conoscenze e il tuo recapito. Una giornalista freelance, una mia cliente abituale, è scomparsa una settimana fa. Il suo ultimo messaggio mi ha un po' spaventato. Ho tra le mani uno scoop, niente male. Informazioni riservate sul sindacato, un'organizzazione criminale. Ora però c'è un assassino che mi dà la caccia. Mi ha chiesto di conservare questa informazione al posto suo, se non avessi avuto notizie di lei per una settimana. Mi ha anche detto che si tratta di informazioni pericolose, di non affidarle a nessuno che non sappia come difendersi. Insomma, vuole che vengano consegnate alla FSA, quindi eccoci. Mi spiace dover trascinare una cliente di questa faccenda, ma ti andrebbe di fare un salto a fare due chiacchiere? Puoi trovarmi in Musubi, perciò fammi un fischio appena puoi. Code. Conosci Musubi? È un ristorante con conduzione familiare ed è un ritrovo molto frequentato dai membri della FSA. È un posto particolare, puoi venire a conoscenza soltanto tramite il passaparola. Me ne parlarono i miei superiori tanto tempo fa e così ora volevo passare a te questa informazione, Kasane. Grazie. Più tardi ti invio le coordinate, perché non ci fai un salto quando hai voglia di rilassarti un po'. E l'idea è per allentare la tensione. Va bene. Scusa se ti disturbo in un momento del genere. Di sicuro non è facile leggere questi messaggi, solo che ho appena saputo i nomi. Sono qui per parlare se hai bisogno. Voglio aiutarti, Kasane. Grazie Nabi, il pensiero è più che sufficiente per adesso. Mi risponde? Kodama, vecchia volpe, perché ci ha attaccato? In generale il maggiore Fubuki sembra saperne qualcosa. Le ha detto di non immischiarsi. Possiamo dedurre che Kodama stesse facendo qualcosa di non pianificato. Non pianificato, è anche solo immaginare cosa le passi per la testa è un'impresa. Figuriamoci se si prende la briga di rispettare i piani. Inoltre pare che spesso agisca sotto il comando diretto del generale maggiore Fubuki. Credo che ci stia nascondendo qualcosa. Che ci nasconda qualcosa è fuori di dubbio, ma ancora non sappiamo cosa. Perfetto. Possiamo parlare. Vorrei parlare con te, se hai da fare. Posso aspettare, sono da Musubi. Ho capito, ma sono tutti là. Mi farebbe piacere se venissi, ma davvero posso aspettare. Vuoi un po' di tè? Come va Kasane? Volevo andare a prendere tè da Oh porca puttana, andiamo tutti là. Dai, abbiamo capito. Volevo andare a prendere del tè a Musubi, vuoi venire con me? So che stai passando un brutto momento per quel che è successo a Naomi, ma forse potresti farti bene parlare con un po'. Siamo entrambi nell'FSA e spero di poterti conoscere meglio. Fammi sapere se per te va bene. Allora, abbiamo tre eventi legame. Uno è il nostro migliore amico e le due signorine. Fossi io a scegliere principalmente, andrei con lei. Ma andrei prima con lei ora. Rispondo a questo messaggio e andare all'inizio all'evento legame. Va bene. Sì, ok, no, mi diceva sempre che era importante stringere nuovi legami. Raggiungimi da Musubi, parleremo lì. Anche perché lei c'ha l'elemento di fuoco, quindi tanto vale aumentarla subito. Può essere utile contro determinati nemici. Ah, è proprio un ristorante. Da Musubi, un luogo d'incontro. Oh, Kasane, cocci cocci. カチカチ。早いわね。もう来てると思わなかったわ。うん、私も今来たばっかりだよ。さあさあ、ケーキにパフェ、スイーツじゃんじゃん頼もう。 Non fanno per me. A me piace il salato. No, non è vero, sicuramente gli piacciono i dolci. おいしい。やっぱりお茶とスイーツって最高のリラックス法だよね。 Non male. そうかしら。お茶もケーキも Madonna mia, quanto sei, Naomi, No, c'è troppa gente che parla. Quanto ci fai che dice una roba simile? Vediamo. No, nulla di che. Quanto ci fai? Aspetta. Naomi? Tocco ni omoi atarai kedo. Ecco, questo è già qualcosa. Dai, sta almeno cercando di... Esatto, di impegnarsi. Sì, ma non so usare il tuo elemento. Ma dai!
Non so se è un complimento. 超能力の効果的な使い方とか戦線を切り開く突破力は私も学ぶべきところ Certo, mi farebbe piacere. Lo sapevo. え、褒めているわ。 花火は客観的に見て危険な状況でも Perché è la cosa giusta da fare. あれはなぜなの? ちょっと都合心って言われてる気もするけど でもそうだね。 Vediamo se ci ho azzeccato. 仲間を信じてるからかな。 Quasi. 戦略とか全体を見られる人は私以外にいるし もし勢い余ってちょっとヘマしても 誰かがカバーしてくれるかな? なんて... Esatto, non è... Diciamo che non è una gran cosa da dire. なるほど. 仲間への信頼ね。 参考になったわ。 Ecco, questa è la giusta visione, Kazane, brava. 役に立ったのは嬉しいけど 聞きたかったのはそういう話じゃなくて Non ti preoccupi mai di sembrare una stronza. Esatto, vediamo se ci arriva senza dirglielo. Sta cercando di ottenere informazioni su Yuito. Perché a me piace Seto. Preferirei non dirlo. Non è quello che pensi. お姉ちゃんよ. Ma dai. あ、家族への好きじゃなくてね。 No, non c'è nessuno. 恋愛の話ということ? 最初からぼかさずにそう言えばいいと思うわ。 で、 どう? Eccola. Gliel'ha chiesto. ある? さあ。 わからないわ. Ok, sono molto più sollevata ora. じゃあ今は好きな人いないってこと? そうだと思うわ. 誰かを好きになったら 普通は自分で気づくわ. Assolutamente. え、自分では気づかないうちに誰かに惹かれてるってことも Amica, non stai aiutando la tua stessa situazione. Stai tu confermando che a lei piace Yuito, ma lei non è così. Esatto, dai, chiudiamo sta conversazione. 3, 2, 1, non c'è problema. Ecco. Te l'ho detto, secondo me più andiamo avanti con l'amicizia, più effettivamente diventerà umana. Grazie a te, Anabi, allora. Perché mi piaci? Più o meno c'ero vicino, Tomodachi? No, è sorpresa. No, non è un problema. No, ho fatto un sorriso. Yatta! Non contarci. Grazie Kazane di essere uscita con me. Adesso ci arriva il messaggio. Vediamo. Fin da quando eravamo cadetti ho sempre trovato i tuoi vestiti e i tuoi accessori davvero fantastici, Kazane. Li hai scelti tutti da sola? No, li sceglieva mia sorella. Quanto ci fai? A parte il rifornimento, se ha scelto... Madonna mia. Non importa i vestiti, a dire il vero non faccio, stai buona? Altro che scegliere uno stile che mi piace. Wow, Naomi, è incredibile. Ho sentito che ha fatto quel fermacapelli con le sue mani, ma credo anche che tu abbia davvero buon occhio per la selezione delle cose, Kazane. Ah, già, ti andrebbe di venire con me a fare shopping la prossima volta? Voglio provare qualcosa di simile al tuo look, Kazane. Beh, forse non sei interessata a queste cose, ma se mai avessi voglia di andarci dovremmo farlo.
contaci. Tra l'altro che bello, guarda che stanno facendo allenamento sti due. Guarda che lui ha tutte quelle difficoltà, poverino. Con te ci parlo dopo. Non per cattiveria, ma voglio dare... Ecco, prima priorità a lei. Ok, vengo subito, aspettami lì. Anche se siamo... Potevamo dire a tutte e due, venite dai. Oppure chiamarla 5 minuti dopo, dai, vieni anche tu. Kasane. Kasane. 連絡した通り来たわよ。話したいことって何? Niente di particolare. Kasane. 大丈夫かなって... Oh, che carina. 私? 私は特に問題ないけど。 本当? だって... Ma che piccina si preoccupa. Poi questa voce io ti amo già. そういえば... Sugumi mo ano ba de miteita wa ne. Onee-chan ga kawatte shimau tokoro. Un. Kowakatta shi. Omoidasu to kuyashikute tsuraku naru kedo. Oh, che piccina, mi piace un sacco lei. Zutto tsurai hatsu. Però per favore, parla più veloce, ti prego. Sore de wazawaza renraku o kureta no. Arigato. Ma non serve. Uso. Settai. Nai. Nai. Tsuraku nai to wa itte nai wa. Demo. Ima wa jibun no kimochi yori yusen suru koto ga aru kara. Ecco, questa è già una risposta più decente. Yarubeki koto o suru. Sore dake yo. Invece mi preoccupo. Siamo amiche. Wakatta. Speravo. Sugumi wa onee-chan to hanashita koto atta no. Betsu no tai da shi amari setten ga nasasou da kedo. Sì, esatto. Shumi au kara tokidoki. Beh, dai. Gardening no koto. Gardening. Gardening. Watashi hana toka sodateru no ga tokui da kara. Sì, a lei piacevano i fiori. Naomi mo kyoumi ga aru tte. Hana ka. Tashika ni onee-chan ga sukisou na hana. Porca troia, quanto cliché. Hana dake ja nakute haabu toka mo sodatetai tte. Ryōri ni tsukai. Magari troviamo dei fiori o dei semi da regalarle a lei. Quanto ci fai? Haabu tte jibun de sodateraleru mono na no? Certo che si può. Certo, sodate kata o shittereba muzukashiku nai. Kinshu ni mo yoru kedo. Ah, capisco. Katoeba mint wa kantan ni fuete sodate yasui. Paseri toka basilu mo. Che piccola che sorride lei comunque. Yoku tsukau kara. So nano. Kansou shita basho ga suki na shurui to そうじゃない種類があるから水やりの量と頻度を È incredibile! Non lo sapevo! Oh, ho parlato troppo! どうしたの? 急に黙り込んで Un minimo di sentimento, Kasane! 一人で喋りすぎちゃって 喋りすぎっていうほど喋っていないと思うけど 私 Naomi ni iroiro oshieyou to omotte haabu no koto. Oh, che piccola, adesso ci rimane bene anche lei, quanto ci fai? Dakara sui. Volevi insegnarlo a mia sorella? Ah, qualcosa del genere. Motto motto. E magari riuscirai. Io ho il presentimento che però non ce la faremo. Non la salveremo questa sorella. Tsugumi, anata ga onee-chan ni oshieru tsumori datta gardening no hanashi. Certo, mi farebbe piacere. Vediamo. Mochiron. Più o meno. Demo ii no? Certo. Nani ka no yaku ni tatsu kamoshirenai shi. Onee-chan ga donna koto o shiritagatteta no ka. Tra l'altro, aspetta un attimo. Abbiamo aumentato il nostro legame, ma non... Cioè, o meglio, abbiamo fatto l'evento legame, ma non ho visto il livello aumentare.
きっと実生活でも役立つと思う。magari sì, qualche erba medicinale può sempre servire. Ah, そうだ。Lavender っていう花。Quanto ci fai che metteremo un fiore di lavanda nel rifugio? Quanto ci fai? Tsurai toki toka tsukareteru toki ocha ni iretari shite kaori o suu to kitto sukoshi raku ni naru to omou. Vediamo. Arigato. Kondo sagashite miru wa. Esatto, che magari o gliela regaliamo a lei o ce la mettiamo nel rifugio. Bye bye. Tsugumi. Beh, non solo lei, dai. Hanashikatamo, seikakumo marude chigau kedo. Sukoshi onechan ni niteru tokoro ga aru. Dai, è qualcosa. Possiamo parlare, messaggio ricevuto, vediamo. Ti piacciono alcune piante in particolare? Vediamo cosa le piace, non proprio, ovviamente. Cosa? Oh, capisco bene, immagino siamo molti ad avere la pianta preferita. Tanta gente non conosce nemmeno il nome del fiore degli alberi. Naomi sapeva un sacco di cose sulle piante, allora ho pensato che ciò avrebbe potuto farci avvicinare. Chissà quali fiori piacevano a Naomi, non glielo ho mai chiesto e forse avrei dovuto. Sì, per metterglieli sulla tomba. Allora, prima di parlare con Shiden, allora, dove si trova? Eccolo qua, da Musumi. Vediamo la missione che ci è arrivata. Bel posto comunque. Ciao, benvenuta da Musumi. Non ti avevo mai visto il mio messaggio, vero? Se l'hai fatto, lasciati che ti chieda una cosa prima di venire al dunque. Per caso ti è saltata all'occhio qualche parola tra quelle del mio messaggio? Se sì, fammi sapere quale. In che senso qualche parola? Ah, oh, code, ok. Ecco qua. Corretto, ecco, tieni, scusa se ti ho messo alla prova in questo modo. Ricompensa ottenuta 1000. Oh. Wow. È un lavoro molto importante, perciò volevo chiedere l'aiuto di qualcuno che avesse la giusta forza d'animo e tu mi sembri proprio la persona adatta. Si tratta di un favore per Mimi, una carissima amica nonché cliente abituale. Mimi è una giornalista che veniva qui tutti i giorni, ma ormai è da più di una settimana che non ho notizie di lei. È una persona determinata e mossa da una grande passione, ma tende sempre a ingigantire le situazioni. Non ho potuto fare a meno di pensare che stesse esagerando quando mi ha detto che l'assassino la stava dando la caccia. Ma questo non significa che non possa essere in pericolo per davvero. La mia preoccupazione cresce ogni giorno che passa. Così ho deciso di chiedere se a te se potessi farle questo favore. Prima di sparire avevo intenzione di chiedere aiuto a qualche membro dell'FSE. Ti inolterò l'ultimo messaggio. Puoi provare a vedere che, come sta mentre porti a termine la sua richiesta. Non ha famiglia, perciò se davvero è in pericolo tu sei l'unica persona che possa aiutarla. Ti prego, farlo per la mia amica. Codici nascosti. In ciascun episodio dello show televisivo di Scarlet Nexus si nasconde un codice per completare la richiesta di Mimi. Quindi devo guardare l'anime. Guarda lo show e trova i codici nascosti tra le scene. Solo così potrei ottenere la password testuale utili ad aprire il file top secret di Mimi. Per farlo dovrei consegnare le password a Musumi all'interno del gioco. Controlla il sito ufficiale per i dettagli orari dello show televisivo. Allora, interessante sviluppo questa cosa, perché mi ricorda molto il giochino che avevano fatto su Second Son, Infamous, che praticamente a un certo punto il gioco si è aggiornato con un contenuto extra che però andava ad aggiornarsi ogni volta che effettuavi un determinato passaggio sul sito internet. Sono Musumi del Musumi, la tua ose di relax del tran tran della vita quotidiana o qualche soluzione da parte Mimi. Questi sono dati sensibili, pertanto li ho divisi in parti e protetti da password. Avrei bisogno della password per trasferirli in un posto sicuro. Di certo non le scriverò qui, dopotutto qualcuno potrebbe intercettare questi messaggi. Così ho nascosto gli indizi delle password all'interno di alcune scene. Sono criptate, ma per l'FSE non dovrebbe essere un problema, vero? Raccogli tutti i dati e se li renderai pubblici di dominio non mi dispiacerà affatto. Smaschererà il sindacato. Un'ultima cosa però è importante, ho bisogno che tu vada a fondo di questa faccenda. Qualunque cosa mi accada, proteggi quei dati e smaschera il sindacato. Quindi anche se il sindacato dovesse ostacolarti, non ti arrende. D'altronde hai accettato questo lavoro, perciò promettimi che trasferirai i dati a ogni costo. Il messaggio di Mimi finisce qui. Lo so dove si trova il server. Ti andrebbe di andare a dare un'occhiata alla scena, decifrare il codice e comunicarmi la password. Mi chiedo se però questa missione ci sia anche per Yuito, cioè se c'è una visione di insieme. Per prima cosa trova le password nascoste nella scena, quindi comincia da lì. Dipende tutto da te, io ti aspetterò al Musumi. Allora, in teoria l'anime è già finito da un po', quindi potrei andare a recuperarlo e vedere tutte le scene. Va bene, cercherò l'anime e cercherò le parole. Shiden, eccoti qua, ciao, ora tocca a te. Anche io mi sento malissimo, ma Naomi è una persona con un talento straordinario e sembra destinata a un futuro brillante nell'FSE. Evento legame? Shiden,
少し話があるんだけど。Che cosa vuoi? なんだ急に。え。僕も忙しい。A fare cosa? Pulirti gli occhiali? 作戦中の行動について気になっていることがあるの。偉そうに。言いたいことがあるなら言ってみろ。Non mi piace come ti comporti. 試練は戦闘中の単独行動が多いわ。計算したところ、タイの平均より3割は多い。その割に、戦闘に有利に働いたケースは多くなかった。もっと私たちと連携したらどうかしら。Come ti permetti? ない。Esatto。聞こえなかった?バラバラに戦っていては、同じ部隊としての強みを生かせないという提案なんだけど。作戦指示には従っているつもりだ。それともお前たちの面倒を見るのが作戦の一部なのか? No, ti sto dicendo di combattere insieme a noi, è diverso. 面倒を見るなんて言ってないけど、それぞれの力を合わせる方が、esatto. 結果として効率がいいんじゃない?私たちはみんな固有の超能力を持っているんだもの。足りない部分を補い合えば、より有効な戦い方ができる。Incredibilmente sta dicendo una roba intelligentissima. 今だって作戦行動は完遂しているだろう。Sono andate bene finora. あなた現状に満足しているの。鍛錬を続ければもっと強くなれるのに。In realtà no. お前にそんなことを言われる筋合いはない。僕は僕なりのやり方で戦う。Non ti sto dando ordini, ti sto consigliando, è diverso. だから指図ではなく提案よ。Esatto. 大丈夫。聴覚に問題でもあるの。で。んだと。まあまあ二人とも同じ部隊の仲間なんだから喧嘩しない。Io non voglio più stare in questa squadra. Lei è una stronza. 私は試練に協力の提案をしていただけよ。どこがだ。協力を頼む態度には見えなかったぞ。はい。Beh, tu non è che ascolti proprio chiunque ti parli, quindi. ちょっと私の話を聞いてくれるかしら。試練の戦闘力や分析力は。とても優れているわね。単独でも動ける実力があること。Però combattere in squadra è utile。でも、せっかく同じ部隊にいるんですもの。仲間と力を合わせる練習をしてみてもいいんじゃない? Come vuoi tu, Kyoka? いきなり今までのやり方を変えるのも大変でしょうから。まずは、重ねとお友達になってみるのはどうかしら? E perché mai dovrei? 友達?ねえ、esatto。カサネは率先して部隊のことを考えてくれているのね。うまく連携が取れればチームとしても強くなるわ。Mi chiedo quale sia il suo ultimo livello, se effettivamente diventeremo amici o ci sopporteremo e basta。そのまま伝えるだけでは足りないことがあるのよ。コミュニケーションの方法はいろいろあるわ。周りの人を参考に伝え方を工夫してみるのはどうかしら。E a che diavolo serve?伝え方に工夫。二人ともいい子だもの。きっと仲良くできるわ。頑張りましょうね。Io credo di no。僕には慣れ合いなんて必要ない。一人で戦う力があれば、わざわざ連携なんてしなくても。Peccato che l'unica volta che potevi farlo ti ho salvato il culo。戦闘で足を引っ張らないなら、それでもいいわ。僕が足を引っ張ってるっていうのか。In questo momento se solo un peso al culo。まず一人前線で突出しすぎるわね。熱くなると周りが見えなくなるでしょ。Vediamo。自信過剰で爪が甘いのも気になるわ。勝利を確信すると気を抜いてしまうところがある。それは今後の課題で。Ecco, già questo è qualcosa. Bravo Shiden。自覚があるのね。ならよかった。欠点は誰もが持っているものよ。完璧な人間になろうとして。Lavorando assieme possiamo migliorarci però。だったら仲間を頼ることは戦略として必要でしょ。一人の力だけで戦っていたんじゃ。E se lo dice lei che l'altra volta è scappata per inseguire la sorella? シデン、なんだか怒ってるみたい。また言い方が悪かったのかしら。Ni, hai detto solo la verità。もしかして。怒っているの。気に触ったのなら謝るわ。Vediamo cosa risponde。そうやって人の弱点をつつき回して、自分が上だと主張するわけか。
No, sto solo dicendo la verità. Esatto. どちらが上か下かなんて今は関係ないでしょ。余裕ぶりたいならそれでもいいさ。僕は決してお前に負けたりしないぞ。 E io invece non te la darò mai. 欠点だろうが弱点だろうが克服してみせる。自分だけの力でな。もう声をかけるな。 Ci vediamo alla prossima e al prossimo evento legame. Ma Naomi non è qui, quindi arrangiati un po' da sola. E su questo siamo d'accordo. Dammi i tuoi dati di combattimento. Kazan, inviami i dati di battaglia relativi al movimento. Voglio conoscere le abitudini di tutti. Ciò che mi hai detto non mi preoccupa. Voglio soltanto che nessuno si metta sulla mia strada. Non mi pento di aver lavorato così duro per diventare più forte. Fai davvero sul serio, più di quanto mi aspettassi. Naturalmente l'unico modo per migliorare è non mi farò superare da nessuno. Neanche da te. Ora sbrigati, manda quei dati. Eccoti. E basta quindi. Abbiamo qualche oggetto che possiamo scambiare? Però aspetta, scusami, se mi dici che posso fare un regalo, non è che ho già qualcosa da parte? Ah, qualcosa ce l'ho allora. Probabilmente me li hanno dati, ecco qua. Quando ho avviato il gioco abbiamo i 6 strumenti, animazione Destino Scarlatto, la nuova serie creata dall'FSE. Forse questa piace alla tipa piccolina. Gli occhiali tartaruga piacciono a Shiden, gli strumenti piacciono a lui. Allora, ecco te, beccati il set di strumenti. Ehi, grazie del regalo. Set di strumenti, cosa poi per sta? Cosa? Grazie. Stavo pensando di farmi del fai da te, per costruire qualcosa da me, non avevo gli attrezzi adatti, quindi grazie. Vabbè, di nulla. Fai un regalo, oh. Shiden, guarda. Ti chiedo scusa, quindi beccati sto paio di occhiali. Vediamo cosa ci dice. Dai, cosa mi dici? Naruhodo. Capisco. Warukunai. Ma, tra l'altro, il doppiatore giapponese di lui è lo stesso di Sasuke? Non ho intenzione di essere qualcosa che è stato scelto da qualcun altro, anche se devo dire che la forma di questi occhiali non è male. Buon per te. Va bene, erano due regali delle balle che non hanno aumentato di molto, quindi direi che possiamo salvare. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, io vado a guardarmi l'anime e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.